Le federazioni dei trasporti FILT CGIL, UIL Trasporti e Faisa Cisal Belluno annunciano una mobilitazione generale in programma per sabato 21 ottobre a difesa del trasporto pubblico locale. La carenza di autisti con il conseguente taglio di corse è una situazione che si trascina ormai da tempo. Differenti sono le criticità da affrontare, ma, sostiene il sindacato, vi è bisogno di risposte. Gli autisti e il personale del trasporto pubblico locale ha preso l'iniziativa organizzando una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza trasversale che coinvolga studenti, cittadini, lavoratori. Serve un cambio di passo nel trasporto pubblico, serve partire a una programmazione a risorse strutturali, serve ripartire con delle condizioni di lavoro dignitose e adeguate alla responsabilità e al servizio in provincia. L'appuntamento è previsto per sabato 21 ottobre alle 9 in piazzale della stazione Abelluno con corteo fino a Palazzo Piloni davanti alla provincia. Ed è proprio l'inquilino numero uno di Palazzo Piloni a reagire fin da subito all'annuncio del sindacato. La provincia, ha dichiarato in proposito il presidente Roberto Padrin, sta analizzando da tempo la situazione attraverso incontri e confronti con Dolomiti Bus. Martedì ci sarà un incontro con l'assessora De Berti e i sindacati a Venezia, incontro che era stato calendarizzato per inizio ottobre ed è poi stato rinviato per l'incidente del pullman a Mestre. Poi, conclude Padrin, convocheremo per giovedì un'assemblea dei sindaci per affrontare la delicata situazione di Dolomiti Bus.